Gianluca Scaglione è l'enologo che si occupa della cantina dell'azienda Piambello, dove noi siamo ora, lo Azzolo, l'abbiamo detto prima, piena langastigiana. Questa mattina noi siamo andati a vedere un surì di questa azienda, una posizione particolare, una pendenza particolare, una quota particolare, 500 metri sul livello del mare, con delle uve veramente originali e veramente particolari. Queste uve stanno arrivando in cantina. Il trattamento di queste uve sarà lo stesso di tutte le altre tipologie, oppure per un'uva che arriva da questa particolare posizione, da questa posizione veramente pregiata, ci sarà un'attività diversa? Beh, allora, intanto diciamo che questa uva che proviene dai nostri surì, che sono vigneti caratterizzati da delle pendenze diverse dal normale, siamo nell'alta langa, ma godiamo ancora di colline piuttosto dolci. Ci sono alcuni pendii che invece superano il 30% di pendenza. Questo fa sì che i vigneti non siano coltivabili con le macchine, le operazioni vengono fatte tutte a mano, e di conseguenza la difficoltà nelle operazioni culturali portano anche una difficoltà ai vigneti nella loro sviluppo, ed è per questo che i surì normalmente sono vigneti vecchi, perché hanno origine dai nostri predecessori, comunque dalle generazioni precedenti. Questo vigneto in particolare ha circa 60 anni di età, quindi vigneti che hanno delle bassissime produzioni. Quest'anno in particolare non godiamo, cioè godiamo di un'ottima ed eccellente annata, ed è forse proprio per questo i vigneti sono stati mediamente poco produttivi. Ecco, non abbiamo, l'annata in generale sul Moscato non è stata molto abbondante. In particolare questi tipi di vigneti ci garantiscono più o meno i 60 quintali per ettaro di uva, e quindi uve eccelse. La selezione e le operazioni che Mario ci ha spiegato sono state anche concentrate proprio alla selezione dei grappoli e dei radamenti, all'eliminazione dei grappoli che non erano perfetti, ed oggi possiamo arrivare ad avere in cantina delle uve perfettamente sane. Oggi è l'ultimo giorno di vendemmia, ecco, l'ultimo vigneto che stiamo raccogliendo è proprio questo, per la produzione, diciamo, del nostro cru di Moscato, e qui arriviamo proprio alla cantina. Le attendevo con ansia questa mattina, le uve. Ho visto che sono arrivate delle cassette di uva perfetta, e la gestione ovviamente è un po' diversa da quello, ecco, che è la normalità. Ecco, ci spiega qual è la differenza. Ecco, qual è la gestione? Arriva l'uva in cantina e cosa succede? Ok, io come tecnico da scuola ci insegnarono che nelle bucce è contenuto oltre il 90% di tutti quelli che sono gli aromi e i precursori di aromi. Quindi è da questo che dobbiamo cercare di estrarre il massimo possibile. Data questa sanità, ci siamo obiettati di tirare fuori da queste bucce tutto il possibile, per cui stiamo procedendo con una diraspatura dei grappoli, quindi eliminiamo quelle che sono le sostanze verdi che contengono acqua di vegetazione, tannini verdi, e lasceremo in macerazione le bucce sul mosto per circa 24 ore. Mediante protezione con gas inerte, quindi ghiaccio secco, anidride carbonica, in modo da preservare tutte le ossidazioni. Questo ci garantirà ovviamente di avere una concentrazione di aromi, in particolare per il moscato sono la caratteristica principale, sicuramente più importante. È ovvio che tutto questo procedimento complica un pochettino, anzi dovremmo stare molto più attenti, perché altrimenti vanificheremo il lavoro di Mario, a preservare tutte le seguenti operazioni di trattamento del mosto, proteggendolo dall'ossigeno. In questo modo abbiamo la nostra pressa, che è una pressa a tamburo chiuso, saturata con gas inerte, in questo caso anidride carbonica. Dopodiché il mosto verrà insufflato con delle micro bollicine di azoto, in modo da, che servono anche per fare una
una specie di flottazione, cioè quindi separare quelle che sono le pectine, che sono le sostanze che dobbiamo eliminare, le impurità, le mucillagini, i frammenti di buccia, sì, separarle dal mosto. A questa operazione viene fatto ovviamente mediante una piccola apparecchiatura, ci permette di separare le parti sporche e di ottenere un vino praticamente limpido. A questo punto questo vino viene immediatamente raffreddato e a brevissimo andremo in fermentazione per la presa di spuma. È ovvio che per preservare il massimo della qualità dobbiamo fare velocemente tutte queste operazioni, specialmente gli abbattimenti delle temperature, la pulizia dei mosti, per evitare qualunque tipo di fermentazione e contaminazioni biologiche. Ecco, poi ovviamente speriamo che la bottiglia diventi una super bottiglia. Senta, questo è sicuramente, lei ha descritto quali sono le fasi tecniche del trattamento, ma ci racconta lo spirito dell'enologo in questo momento? Cioè, c'è la vendemmia, ci sono i raccoglitori, ci sono i titolari di azienda che sono preoccupati, che sono impegnati in queste operazioni. L'enologo arriva in cantina, è un po' il dottore del vino, ma al di là di tutte le tecniche, le tecnologie, qual è lo spirito dell'enologo davanti proprio a questo vino che sta nascendo? Allora, voi siete un po' l'elevatrice. Sì, va bene. Lo spirito dell'enologo, lo spirito mio è ovviamente quello di... Tra l'altro un enologo originario qui vicino, Val di Villa, Santo Stefano Belbo, nel cuore del Moscato, siamo nati in mezzo ai vigneti di Moscato in realtà. Lo spirito mio è quello di cercare di non rovinare tutto quello che è stato il percorso dell'annata. In cantina purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, non possiamo fare, ci sono delle regolamentazioni, rispettiamo quelle che sono le tradizioni. Per cui il lavoro dell'enologo in realtà non è il dottore, ma è quello di cercare di estrarre il più possibile, di curare il più possibile quello che è stato fatto il lavoro in vigna. Il vino si fa in vigna, questo è una cosa imprescindibile. Quindi lo spirito mio è quello di seguire con la massima cura, mediante ovviamente anche dei controlli analitici che ci danno un supporto, che ci danno la conferma di quelle che sono le sensazioni stesse, no? Ci danno supporto e niente, abbiamo questa ambizione, specialmente nelle annate come quest'anno, forse diventa ancora più una preoccupazione, certo, stessa, di non poter arrivare a dei livelli che invece si dovrebbero ottenere. Ecco, quindi la mia passione, la mia cura è quella di cercare di seguire il più possibile tutte quelle che sono le fasi di queste della vinificazione e cercare di trattare il meno possibile i mosti e di estrarre il più possibile quello che la vinificazione. Le ostetriche del vino. Voi siete le ostetriche del vino. Sì. Vabbè, grazie mille. Grazie a voi. Bene.